loro lo sanno indiscutibilmente perché ci studiano tramite le più svariate reti neurali, quindi la sanno benissimo, lo conoscono benissimo il pensiero medio, ok? Bene, chiuso questo discorso, rileggo la domanda di Mauro. Nel frattempo preparo una checklist, no? Dove metto long da una parte e short. Fabri, ho una domanda. Su euro-dollaro siamo all'inizio di un G3 dopo che ha fatto un ciclo di 2 giorni rialzista, il quale non ha ritracciato nemmeno il 38% di Fibonacci. E quindi, mentre Mauro scriveva questo, pensava ad un punto favorevole per andare long. Poi ci aggiungeva l'open price è tutta long e quindi ci aggiungeva un altro punto long. Va bene, va bene. Vediamo se c'è ancora qualcos'altro di long. Perché magari adesso qui vediamo un attimino il discorso dei pivot. Il pivot point l'abbiamo preso. Se Mauro avesse interagito, diciamo, qui così, se questa candela avesse chiuso sopra la 12. In quel momento non avevamo ancora preso neanche il pivot point, quindi avrebbe potuto aggiungere anche, diamolo tra parentesi, un punto a favore del pivot point se mi avesse parlato qui o se si fosse messo al PC in quel momento. Bene, però la checklist va completata per quanto possibile in maniera più oggettiva e neutra, perché ovviamente devo fare un lavoro genuino, sincero nei miei confronti, perché poi sono io che vado a cliccare in un dato punto del grafico. Allora, i long, a maggior ragione qui dove ho messo la freccia, possono essere supportati da 3 punti a loro favore. Se arrivo un po' più tardi nella mattinata, dove aveva già preso il pivot point, allora potrebbero essere 2. Bene, però è tutto long o c'è anche qualche segnale short? Allora, mettiamoli proprio tutti, tanto ormai vi ho, quindi il discorso è questo. Allora, intanto partiamo da ieri, qui c'è un gap che è vero, vedono tutti, però comunque a tutti gli effetti potrebbe essere ancora da chiudere. Quindi il gap mi dà comunque almeno un dubbio che ci possa essere un'idea short. Poi ci siamo dimenticati di dire prima che però io so che statisticamente ho un vantaggio nell'andare short di questa settimana addirittura fino a venerdì. Funziona sempre, Fabri? Magari non funziona sempre, ma sempre lo devo mettere come punto. In questo caso a favore degli short. Abbiamo anche, allora io gli metto un altro punto a favore degli short. Poi, da un lato c'è la perfetta analisi di Mauro che contempla un ciclo a 2 giorni con la sua M, con una quarta gamba che non ha neanche ritracciato il 38, quindi significa che qui è forte la situazione. Quando io sono qui alla notte ancora di più, perché sono da poche ore ripartito il ciclo, devo andare a prendere il pivot point a 77%, insomma, ho in questo punto qui molte cose a favore del long. Però se vado ad estrarre completamente le info da questo grafico, io devo notare che rispetto alla metà e rispetto alla metà, io qui abbia fatto il massimo a destra, poi non l'ha mantenuto in close, però comunque l'ha fatto di pre il prezzo è andato più in alto verso la destra del ciclo, dove questa è la sinistra, questa è la destra, adesso più o meno, questa è la sinistra e questa è la destra del ciclo. Nel G2 io noto che il massimo è stato fatto più o meno in metà o al limite un po' verso sinistra, ok? Andate a calcolarlo voi un attimino, ma comunque non lo ha fatto come il G1 che lo ha fatto a destra, cioè non lo ha fatto in questa zona. Quindi questo è, come dicevo prima, un mezzo punto ancora a favore degli short. Perché un mezzo punto? Perché il G2 è un ciclo inferiore al G1 più G2, quindi il ciclo 2 giorni è superiore al ciclo giornaliero e quindi il ciclo 2 giorni viene dominato dal ciclo a 2 giorni, il ciclo a 2 giorni viene dominato dal ciclo a 4 giorni, il ciclo a 4 giorni viene dominato dal ciclo a 8 giorni e così via. Ok? Ciclo a 8 giorni viene dominato dal ciclo mensile, che a sua volta viene dominato dal trimestrale, semestrale, annuale. Aggiunge Mauro, però il massimo del ciclo a 2 giorni che disegno qui è a destra. Sì, è andarla a
a pizzicare dove non stia facendo Mauro quello che dovrebbe fare. Ma io ti chiedo, questo ciclo a 2 giorni, trovi dei punti dove non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare? Quindi tu devi guardarlo come ciclo a 2 giorni, eh? Quindi da qui fino a qui ha fatto il massimo a destra, ha chiuso sopra il 38, ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, quindi ti do ragione, può andare long. E infatti io gli avevo messo il punto a favore del long. Ora però vado a guardare i giornalieri, ok? Però, e poi prendo fiato un attimo, anzi prendo fiato un attimino adesso, abbiate pazienza perché a volte a parlare vado un po' in apnea e quindi e forse per questo devo stare più attento a respirare anche mentre parlo, perché poi sulla fine sono stanco, probabilmente faccio un po' troppe apnee. Allora, però tutto il concetto del mio short, ok, si basa sulla statistica e le percentuali di suddetta statistica. Allora, l'analisi di Mauro e sicuramente anche mia e sicuramente anche di altre persone, stringi stringi, darebbe i numeri che ormai sapete, cioè direbbe che se è partito un G3, io continuo a tradare da questa parte, voi tradate da questa e vediamo dopo 1000 trade chi avrà ragione, ok? Forse 100 trade bastano, però con 1000 siamo assolutamente più tranquilli, d'accordo. Quindi questo è il senso della statistica. Allora, se io ho il 75% di probabilità di andare in questa zona che abbiamo detto prima, allora io ho posto, per rispondere a Mauro, gli ho posto una domanda, gli ho chiesto: tu sei convinto che... Allora, guardiamolo bene, no? Almeno io, perché forse non tutti, ma io sicuramente, sono in attesa che riparta un nuovo ciclo a 4 giorni. Il ciclo a 4 giorni in ripartenza ha una caratteristica molto alta con questa conformazione grafica che si approssima al 90%, cioè sono confidente sul base statistica che io entro ieri, e ve lo dico così, oppure entro oggi, già domani mi puzza di bruciato e quindi credo entro oggi, ok? Noi abbiamo il 90% di andare a prendere la 48, oppure abbiamo il 90% di vedere la 48 che andrà a prendere il prezzo. Però, morale della favola, si dovrebbero avvicinare. Quindi, da una parte scommetto contro un 75%, non è poca roba, però dall'altra scommetto a favore di un 90%. Quindi diciamo che non so se possiamo fare il differenziale e quindi dire che abbiamo un 15% di vantaggio tra scegliere il long e lo short, non lo so, però io preferisco andare dalla parte del dollar index. A questo aggiungo, per completare il webinar, aggiungo che in questo momento non era vero, era meno vero qui, però comincia a essere più vero qui, che io sono sulla metà, questa qua la conto metà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ore, ok? Quindi questa notte qui, dove ne avevo 7-8 in meno, 17, 18, non so, 19, quello che è, allora non potevo dirvi quello che invece vi sto dicendo in questa zona qui. Qui vi posso dire che il tempo è maturo per far ripartire anche un nuovo ciclo giornaliero. Qui non lo era ancora, quindi non essendo qui maturo il tempo per far partire un nuovo ciclo giornaliero, poteva scendere, quindi questo poteva salire ed è stato effettivamente così. Però più passa il tempo e meno tende il G3 a voler salire e più si mette nella mia situazione mentale, cioè più passa il tempo e più non sale e meglio è per me che sono short, ok? Perché io consumo il tempo dei long e arriva il tempo dello short, quindi mi troverò più a mio agio ad essere short nel tempo short, ok? E non qui, ma da qui il tempo è maturo per far partire un nuovo ciclo. Quindi cominciano ad essere questo comincia ad essere già un altro punto anche a favore potenziale dello short, ok? Quindi ripeto, ho più punti su questi grafici a favore dello short su euro dollaro. Ora,
Alle 11 c'è lo Zev. Oggi pomeriggio alle 3 parla Draghi. Va bene, credo che di averti risposto, che questo sia il tutto. Quindi io ho le due posizioni.